E io do il benvenuto ad Elisa, Elisa Salvalaggio. Ciao Elisa. Grazie a te per essere qua, cara Elisa. Allora, sei archivista, sì, ma sei anche etnomusicologa. Io imparto da qua, scusa, non posso non chiederti che cos'è un etnomusicologo, una etnomusicologa, di che cosa si occupa? E capiamo che insomma è un lavoro che unisce, no, la musica con la parte forse più di approfondimento culturale. Sì, la fatidica domanda. Avvicina solo un po' il microfono. L'etnomusicologia è una disciplina che unisce, diciamo appunto, diversi approcci quando nacque, diversi approcci disciplinari. Quindi abbiamo in breve, diciamo, un approccio metodologico che è quello della musicologia unito agli studi di tipo etnologico, antropologico, e di fatto l'etnomusicologia studia tutte quelle che sono definite oggi le musiche di tradizione orale, anche se sul repertorio delle Valli Valdesi dovremmo fare un piccolo, poi un piccolo appunto su questo, poi ci arriviamo. Naturalmente, quindi tutte le musiche di tradizione orale, principalmente quindi in di fatto non quelle appartenenti alla tradizione della musica colta, come viene definita, di tutte le culture del mondo in generale. Quindi si spazia un po' in tutti i luoghi, continenti, sì, esatto, e si attraversa la storia, esatto, anche quello, sì, che è successo. Sì, con un approccio anche appunto etnologico, antropologico, e inizialmente nasce più come indagine sulle musiche definite extraeuropee, e poi insomma tutto il filone di studi continua e si avvicina anche agli studi, diciamo, folclorici, ecco. Ecco, ci hai fatto un po' un'infarinatura, sì, di questo che in brevissimo e con parole ovviamente anche comprensibili, perché poi ovviamente è un percorso lungo, di studi, sì, lungo, sì, fare un bignami così di cosa hai studiato negli ultimi 4 anni non è semplice. Non è semplicissimo. Ma ci abbiamo invitato Elisa qua con noi, Elisa Salvalaggio, perché lei si è occupata di un progetto di ricerca coordinato, proposto dalla Società di Studi Valdesi, ed è un progetto di ricerca dedicato al patrimonio vocale delle Valli Valdesi. E quindi Elisa ha lavorato in quest'ultimo anno, circa un anno, sì, di lavoro? Sì, 2023, sì, per ora un anno, poi il progetto andrà avanti fino a fine anno, fino anche inizio anno, okay, successivo. Quindi, sì, diciamo un anno abbondante di lavoro, sì. Ha lavorato sui cahiers de chanson principalmente, sì, di cui ci ha portato anche alcuni esemplari. Allora, sono veramente delle chicche questi cahiers de chanson. Io spero che chi ci sta guardando sullo streaming video o sul canale 87 del Digitale Terrestre, o chi ci guarderà poi nella puntata che caricheremo ovviamente sul nostro sito, possa anche solo vedere da lontano la bellezza di questi volumi, che se li apriamo contengono delle annotazioni fittissime, scritte a mano per lo più, di testi di canzoni. Elisa, ma questi quanti anni hanno questi cahiers de chanson? Allora, questi, cioè, in particolare, si parla di cent'anni o anche di più forse. Sì, questi in particolare, che sono appunto uno di Reinetro Stan di Angrogna, Valpelli, cioè, okay, Val d'Angrogna, e questo Val Germanasca di Clara Pascal, che sono stati prestati, diciamo, da Mirella Baral e Gruppo Teatro Angrogna, Jean-Louis Sappé. Questi sono di inizio Novecento, fine Ottocento. Il più antico invece, che è conservato dall'archivio della Società di Studi Valdesi, risale a 1783 ed è conservato all'interno del fondo archivistico della famiglia Jallà. Quindi sono materiali, per la tipologia di materiale che raccolgono, abbastanza antichi, diciamo. Certo. E anche delicati. Molto delicati anche, infatti presso l'archivio della Tavola Valdese, della Società di Studi Valdesi, ci sono dei professionisti, archivisti, anche restauratori, che si occupano anche di prendersi cura proprio di, certo, questo patrimonio. Perché non vada perso questo materiale, sì, perché ovviamente possiamo immaginare che dopo centinaia di anni le pagine di un libro, forza di sfogliarle, anche perché appunto sono libri che sono stati
fortemente usati, quindi sono passati di mano in mano, non è che sono stati messi in una bacheca, chiusi e mai toccati, no, il loro scopo era proprio quello di contenere testi di canzoni che poi venivano cantate, usate, passate di mano in mano. Sì, esatto, questi sono proprio quaderni raccolti nelle famiglie, quindi sono un materiale anche, non è sempre facilissimo, faccio vedere, hanno dei disegni, hanno delle annotazioni. Sì, non è sempre facilissimo datarli, perché sono proprio, è un oggetto che viene passato di generazione in generazione, quindi si trovano anche diverse mani. Ah sì, poi in alcune parti, notavamo in questo libro che ci ha portato, uno dei libri che ci ha portato, che c'è anche un'aggiunta già dattiloscritta, quindi vuol dire che siamo già a tempi più recenti, in questo caso. Esatto, quindi vengono compilati magari dal nonno o dal padre, poi passato alla figlia, quindi anche la datazione del documento proprio. E poi si vede, sono usati, cioè, perché alcune pagine sono rovinate, sono macchiate, perché sono stati utilizzati. Sì, alle volte, tra l'altro, questi quaderni erano proprio dei quaderni anche, non hanno solo per forza canzoni, ma hanno tutto l'elenco con tutto l'indice, ma alle volte erano anche quaderni utilizzati per appunti, quindi in quel caso magari non succede, ma in questo ci sono dei conti, alle volte ci sono delle operazioni, ci sono dei proverbi, poesie, qua c'è un albero genealogico, per esempio. La carta era preziosa. Esatto, veniva usata molto attentamente. Sì, però erano proprio quaderni d'uso e che venivano proprio utilizzati però per trasmettere questo patrimonio. Tu li hai studiati però perché? Ecco, diciamo che il progetto questo di ricerca che si svolge nell'anno 2024 e che fa parte del primo bando, che è stato premiato per il primo bando per l'assegnazione di contributi alla ricerca della Società di Studi Valdesi, sono molto onorata, li ringrazio anche per avermi premiata, li ho studiati perché questo lavoro, diciamo, è collegato ad un altro lavoro che ho eseguito nel 2023, sempre su dei fondi archivistici molto preziosi, sempre di questo ambito di interesse, che sono il fondo Cahiers de Chansons e il fondo Canzoniere delle Valli Valdesi di Emilio Tron. Sono conservati dall'archivio della Società di Studi Valdesi presso l'archivio della Tavola Valdese, quindi ho collaborato con entrambi le associazioni e istituti, e ringrazio quattro persone, non sono le sole che rappresentative. Naturalmente Gabriella Ballesio, Sara Rivoira, Aline Pons e Simone Baral, che proprio più nello specifico mi hanno seguita, li salutiamo anche, che sono proprio direttrici degli archivi, professionisti, archivisti, ricercatori che si occupano della conservazione del patrimonio culturale valdese in generale, nello specifico di questo progetto. Cosa hai scoperto in questa ricerca? Cosa ti ha colpito in modo particolare? Poi appunto dopo questo riordino archivistico di questi due fondi, è partito proprio dal confronto anche con le persone con cui ho collaborato, l'esigenza di mappare su quelli che sono queste tipologie di materiali ancora presenti sul territorio, perché non esistono solo quei due fondi conservati in archivio, ma tante persone privatamente ne hanno, esatto, ancora, perché a casa. Questi cahiers sono magari ancora conservati dalle famiglie, in più le valli valdesi sono state due valli fortemente interessate da tantissime ricerche di carattere etnomusicologico, parliamo di ricerche che hanno ormai più di un secolo, ricerche storiche, ricerche più recenti che si sono poi sviluppate in gran parte all'interno di tutto quel movimento che è stato poi il movimento di riscoperta delle tradizioni popolari dagli anni 70 in avanti. Ricordiamo con l'occasione una protagonista di questa stagione che è già stata ricordata più volte, che è Giovanna Marini, che ci ha lasciato ieri. E naturalmente anche le valli valdesi sono state investite da questo fenomeno, tutto il Piemonte, tutta Italia, e nelle valli valdesi questo fenomeno ha proprio trovato un terreno molto fertile, perché già storicamente erano state condotte molte ricerche. Parliamo di ricerche, appunto quella di Emilio Tron, che ha composto il Canzoniere delle Valli Valdesi, Federico Ghisi, poi appunto c'era il lavoro di Balma Ribet, di Teofilo Pons, Gabriel Tourne Boncoeur, sono solo alcune queste. Certo. Le più recenti, poi tutti, la cosa molto interessante, anche l'aspetto molto interessante è anche la presenza dagli anni 70 in avanti poi di tutti questi gruppi, associazioni, gruppi di ricerca che
hanno operato in maniera proprio capillare sul territorio per salvare questi materiali. Non solo questo tipo di materiale, diciamo scritto, su cui poi diciamo una cosa, ma anche registrazioni audio. Già Emilio Tron negli anni 50, quindi abbastanza percorrendo i tempi, aveva registrato, non solo aveva raccolto per via, su carta, diciamo, 465 canti, che sono moltissimi, cioè è andato a comporre quello che è di fatto una delle più imponenti opere di raccolta di canti, non solo in Piemonte, ma si può dire tranquillamente anche in Italia, che è appunto il Canzoniere delle Valli Valdesi di Emilio Tron. Lui già aveva raccolto 133 frammenti audio con registratore a bobina, andando a intervistare una cinquantina di informatori, testimoni. In modo da archiviare non solo le parole, i testi, ma anche la musica. Sì, infatti il rischio è quello di poi non avere una parte. Esatto, infatti è molto interessante anche il confronto con tutto quello che è oggi, cioè come questo repertorio si è poi trasmesso nell'arco dei secoli quasi ormai. E appunto una parte della mia ricerca, quella finale, è appunto una parte dedicata al censimento di questi materiali, quindi registrazioni, cahier, altri materiali di interesse musicale, di tradizione popolare, chiamiamola così, dell'area valdese, e poi anche uno studio su come questo repertorio si è trasmesso nei secoli. Cercherò di rendere in una maniera più chiara possibile la complessità con cui questo repertorio anche si è trasmesso. Sì, direi che comunque si è trasmesso bene. È anche un repertorio, stiamo parlando di un repertorio cantato, quindi dobbiamo immaginarci, non so, un cantore, due cantori, gruppi di cantori. Era un repertorio che si cantava magari in osteria, a casa, durante il lavoro. Poi c'è stata tutta anche una ripresa da parte dei cori, che hanno ripreso questo repertorio, anche magari armonizzandolo. Le canzoni più legate anche alle chiese, la storia valdese. Sì, le corali da una parte, anche i cori invece eseguono anche proprio solo questo tipo di repertorio, e poi appunto c'è stata tutta l'operazione anche di altri generi musicali che si sono avvicinati, hanno portato avanti questo repertorio, anche legati diciamo all'ambito della musica folk, del rock folk, della ripresa, certo, anche una riproposta. Quindi la mia parte di ricerca sarà poi dedicata a quello. E c'è il censimento sul territorio. Ti sei annoiata? No, Elisa. C'è tantissimo. E infatti uno degli aggettivi che ricorre è imponente, vasto, perché è veramente un patrimonio vastissimo, e non stiamo parlando naturalmente di tutto patrimonio vocale di ambito diciamo religioso, quindi quello legato alle corali, eccetera. Questo sarà un altro progetto poi. Di altri esperti. Lingue, italiano pochissimo, mi è sembrato di capire sfogliando velocemente questi cahier, tanto francese e poi le quattro lingue, patois e anche del piemontese. Però principalmente un repertorio in francese, e appunto è interessante che noi etnomusicologi in genere ci occupiamo di musiche di tradizione orale. Il caso delle Valli Valdesi non è l'unico, ma è abbastanza un unicum, perché questa tradizione, che fa parte comunque di un ambito tradizionale popolare, se vogliamo, non sempre, i confini non sono sempre così definiti, qui e in poche altre regioni viene anche trasmesso per via scritta. Questo ha garantito la trasmissione orale, naturalmente gioco forza comporta anche un po' di oblio quando alcuni canti magari degli errori anche nella trasmissione, ci sono versioni, rimaneggiamenti, quello sempre in questo repertorio è proprio una caratteristica base. Però se non ci sono c'è qualche cosa che non funziona, ma è proprio il repertorio, alle volte dei canti più antichi che non si eseguono più vengono persi. Qua abbiamo invece attestazione, c'è la trasmissione orale continua e poi c'è anche la trasmissione scritta. Questo ha garantito la conservazione anche di canti molto antichi, quelli storici,
fin appunto la prima attestazione scritta che abbiamo è del 1783. Certo. E quindi c'è proprio questo, ha garantito proprio la conservazione, certo, di così tanto materiale. Così tanto materiale, un corpus di canti così grosso. I temi, Elisa, quali sono i temi ricorrenti? I temi ricorrenti, molto interessante, perché Emilio Tron, etnomusicologo che compose canzoni dei Valli Valdesi, poi ripreso da suo nipote Daniele Tron e altri, ha proprio avuto questo ruolo molto importante di classificare questo materiale. La musica è sempre un argomento un po' fluido, però un ordine a 500 canti circa bisogna metterlo. E come si usava, all'epoca, in anche in collegamento con altre opere, per esempio quelle del Nigra e Sinigaglia in Piemonte, e per parte francese principalmente il Tierso e il Canteloube. Anche lui aveva classificato questi canti per argomento, quindi tutti i canti raccolti da Emilio Tron sono classificati per argomento, quindi abbiamo tutta la sezione dei canti storici della storia valdese, e poi tutta una grande sezione dedicata ai canti d'amore, ne nomino solo qualcuno perché sono tantissimi. Certo, giusto per avere un'idea delle tematiche, toccare la guerra immagino. Sì, guerra, sì, quelle principalmente sono inserite nei canti storici, canzoni militari, canzoni d'amore, pastori e pastorelle, una grande sezione dedicata per esempio al tema dell'usignolo, che è un tema molto antico, molto ricorrente. È vero, è un animale che ha sempre ispirato, d'altronde canta, canta benissimo. Esatto, lui canta e l'usignolo è il messaggero d'amore in tutti i testi, ci sono varie varianti, amori a volte più fortunati, più sfortunati, perché le varianti di ma questi... Ma anche amori licenziosi, prima raccontava fuori onda Elisa, che addirittura hanno dovuto scrivere in modo criptato dei testi che erano un po' troppo licenziosi. Sì, una curiosità che abbiamo riscontrato nell'archivio della Società di Studi Valdesi, un cahier, e ci siamo accorti che alcuni brani venivano trascritti con un linguaggio cifrato che abbiamo decodificato, però era proprio, non tutti, ma ci siamo accorti che molti dei brani erano quelli un po' più dal tema un po' più licenzioso, ecco, quindi un po' per pudore, non so, così il proprietario del cahier aveva voluto trasmetterli così, con questo linguaggio decodificato, un po' di discrezione. Sì. Bene, allora il tempo, Elisa, stringe. Certo. Come procederà adesso, quali sono le fasi conclusive di questo tuo lavoro? Sì, adesso il lavoro ancora di censimento proseguirà fino a fine anno. Appunto, io se posso faccio un appello. Sì, certo, volentieri, approfittiamone. Se qualcuno avesse un cahier de chanson. Un cahier de chanson soprattutto, volesse segnalare persone che conservano tutti questi tipi di materiali che ho elencato, quindi anche registrazioni eccetera, può scrivere all'indirizzo segreteria @studivaldesi.org per segnalare i materiali, così saranno inseriti nel censimento. Io ho elaborato una scheda proprio per raccogliere tutti i dati, e poi il documento ovviamente sarà restituito al legittimo proprietario, e sarà anche restituita la digitalizzazione, così si può avere proprio per mappare qual è la quantità di tutti questi materiali presenti sul territorio della Valle Valdesi. Che lavorone, Elisa. Grazie. Quindi grazie per avercelo raccontato, grazie per averci anche portato questi esemplari che abbiamo toccato veramente con grande attenzione, perché appunto sono materiali davvero storici, importanti da preservare. E buona continuazione a te. Grazie, un saluto alla Società di Studi Valdesi, che ha reso possibile anche quest'opera, e speriamo che insomma poi si prosegua a lavorare, perché di materiale ce n'è ancora tanto. Buon lavoro e alla prossima occasione. Grazie mille a te. Ciao.